Silvio Berlusconi sta valutando se rendere dichiarazioni spontanee al processo Mills, nel quale è imputato per corruzione in atti giudiziari. Domani è prevista l'arringa difensiva e la Camera di Consiglio dei giudici per la sentenza. Una dipendente di un asilo del comune di Milano è sotto inchiesta per abusi sessuali. La denuncia è stata presentata dai genitori di due bambini che sostengono che i piccoli avrebbero subito a scuola carezze molto spinte, minacce e abusi. Un bando da 2 milioni di euro che presto potrebbe finire sotto la lente di ingrandimento della Procura. Trenord, la compagnia che gestisce il servizio ferroviario regionale lombardo, ha avviato una gara per selezionare una concessionaria a cui affidare la comunicazione. Una spesa troppo alta per una società pubblica e monopolista, secondo il Centro per i diritti del cittadino, che ha preparato un esposto. È sceso dalla torre faro della stazione centrale Oliviero Cassini, uno dei tre lavoratori ex Wagon Lits che protestavano dall'8 dicembre scorso per la decisione del taglio dei treni notte delle ferrovie. Sulla struttura ora rimane un altro lavoratore che si è raggiunto lo scorso 3 febbraio. Lite in comune sul parcheggio sotterraneo di Piazza Sant'Ambrogio dopo il sopralluogo avvenuto ieri mattina. La maggioranza si è spaccata. Appello del consigliere PD Gentili e di Marco Cappato dei radicali al sindaco. Pisapia, fermi lo scempio. Sconto su area C per chi parcheggia nei garage sotterranei del centro storico. L'accordo tra Palazzo Marino e gestori è stato trovato ieri e sarà formalizzato entro marzo con una delibera di giunta. Gli automobilisti pagheranno 13 euro per l'ingresso in centro e per 4 ore di parcheggio nelle autorimesse. La crisi e la disoccupazione pesano anche sulle scelte delle famiglie e degli studenti di terza media. In Lombardia aumenta il numero delle iscrizioni per i corsi triennali nei centri di formazione professionali. Calano invece dal 50 al 48% le iscrizioni nei licei. Rossoneri infuriati per la decisione della Corte di Giustizia della FIGC di confermare i tre turni di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. Duro comunicato del Milan che parla di un grave errore giuridico. Lo svedese salterà il big match con i bianconeri in programma per domani sera.